Ciao, sono Enzo Pomodoro di questa rubrica, parliamo di autori della fotografia. Oggi nello specifico parliamo di Thomas Guzzovate e del suo progetto Shaolin Monks. Thomas Guzzovate nasce nel 1971 in Polonia, si laurea a Varsavia in legge per poi comunque dedicarsi alla fotografia, soprattutto in quelli in bianco e nero, e incominciando a specializzarsi appunto in quella che è la fotografia naturalistica. La notorietà per lui arriva nel 1999 quando vince il World Press Photo Award, in cui presenta questa fotografia in bianco e nero intitolata First Lesson of Killing, in cui ci sono questi due piccoli cuccioli di ghepardo che si contendono la prima preda. Dopo essersi dedicata alla fotografia naturalistica, decide invece di dedicarsi alla fotografia sportiva o alle discipline come lo yoga, il kung fu e altre arti marziali comunque diciamo poche conosciute al grande pubblico. E da lì infatti poi nascerà questo suo progetto dedicato appunto ai monaci Shaolin. Il fotografo decide allora di trascorrere un mese insieme a questi monaci così da poter vedere proprio quelli che sono i loro esercizi, la loro disciplina e oltretutto poterla raccontare attraverso quelle che sono le sue fotografie. Queste sue immagini contenute in delle composizioni così ben studiate vanno poi a raccontare così bene quelli che sono gli esercizi e le pratiche giornaliere di questi monaci Shaolin. Soprattutto ci racconta, questo è proprio il bello della fotografia, ci racconta degli scenari e delle situazioni che magari difficilmente riusciremo mai a vedere con i nostri occhi. Ok, anche per oggi è tutto, come vi annunciavo in altri video, questo sarà l'ultimo video di questa serie, almeno per questa stagione, poi sicuramente li riprenderò da settembre. Per cui intanto se avete una domanda da fare scrivete sotto nei commenti e per il resto ci vediamo presto. Ciao!